Tony Bürgler, Svizzera, sulla pista di Crans Montana, quinta discesa libera di Coppa del Mondo. Secondo Peter Müller, Svizzera. Terzo Ken Reed, Canada. La fitta nevicata dei giorni scorsi e la scorrevolezza del tracciato di Crans, tra i più facili in quanto privo di vere difficoltà tecniche, avevano lasciato prevedere che stamane ci sarebbe stata battaglia soprattutto fra i maghi delle scioline. Così è stato. Gli svizzeri, da sempre i migliori a distillare e selezionare tempestivamente gli additivi giusti per ogni tipo di neve, hanno piazzato 4 dei loro nei primi 10. I canadesi, sempre a loro agio sulle piste allentate, hanno vinto a Schladming con Reed e a Morzin con Podborski, ne hanno piazzato 3 nei primi 10. Lo squadrone austriaco, intanto vedete Giuliano Giardini, che ci aveva abituato a piazzarne 7-8, ha dovuto accontentarsi di 2 nei 10. In compenso gli austriaci hanno sostituito gli italiani nella leadership delle polemiche sugli attrezzi, mettendo fra l'altro sotto accusa anche le loro tute, giudicate eccessivamente porose e dunque troppo resistenti all'aria. L'ex reclamer è finito malinconicamente nelle retrovie e soltanto 16esimo si è piazzato il campione del mondo, Walker. E gli italiani? Giuliano Giardini, che è stato il nostro migliore, 8° al traguardo, è l'unico nei 10 dell'elite. Per Giardini hanno fatto da involontari e cavi e Poch Antonioni, partito 6° ed Herbert Plank, pettorale 14. Tra poco vedrete Plank, i quali, handicappati dalla poco scorrevolezza degli sci, sono stati protagonisti di una discesa al rallentatore. Ecco Plank. Il fatto di concorrenti partiti al 48esimo, 50esimo o addirittura 61esimo posto, come Mary Irvin o come Murdoch, i quali hanno inflitto intorno a 2 secondi ad atleti come Wirnsberger, Lüscher, Plank o Antonioni, evidenzia una realtà a dir poco sconcertante. Herbert Plank è stato sotterrato da distacchi anche ad opera di bravi ragazzi, il cui unico più o meno dichiarato scopo è normalmente quello di arrivare senza troppi danni sotto lo striscione del traguardo. Un altro italiano in gara, l'alto atesino Appaker, al suo primo anno in Coppa del Mondo, ha inflitto al suo capitano oltre 1,5 secondi. Un abisso, se considerate i distacchi che normalmente Plank infligge al suo compagno di squadra. Eccolo. Partito 45esimo, Andreas Wenzel ha sciolinato bene e ha vinto la combinata davanti all'americano Mer e a Piero Gross, che discesista certo non è. Gustavo Toni, vittima illustre anche lui nel generale naufragio, ha dovuto accontentarsi del 5° posto in combinata dietro all'austriaco Stock. È facile prevedere che quanto accaduto stamane nella libera di Crans Montana terrà banco per molti giorni ancora. L'argomento è indubbiamente interessante e sono in molti ad essere pesantemente interessati a questo argomento.